Buonasera, buonasera a tutti i web ascoltatori di Libere.tv. Marco Marchese in linea, eccezionalmente conduttore di Spazio Certi Diritti, e che stasera intervista Riccardo Cristiano, a cui diamo il benvenuto e il buonasera. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti, buonasera a te. Riccardo in realtà è il titolare di questa trasmissione che da oltre un anno, quasi ogni settimana, va in onda su Liberi.tv, però siccome stava male, insomma, auto-intervistarsi, allora stasera è cambiato un po' il conduttore e mi sono prestato a questa semplice operazione, per cui Riccardo poi dopo ritornerà ad essere il titolare effettivo di questa trasmissione per le settimane a venire. Io ho messo da parte, Riccardo, un paio di domande perché siamo un po' ad un consuntivo di questa serie di Spazio Certi Diritti, però non è la prima domanda che ho messo in scaletta, perché poi vorrei dedicare l'ultima parte di questa trasmissione un po' ad un bilancio di questa esperienza di quest'ultimo anno di Spazio Certi Diritti su questa Web TV. Prima però voglio porti due domande. C'è una notizia importante che è uscita proprio poche ore fa e ne parleremo fra poco. Ma prima di tutto, tu sei reduce dal Pride nazionale di Palermo che si è svolto sabato scorso, nel capoluogo siciliano. Liberi.tv ha registrato la sfilata che c'è stata per le vie di Palermo, oltre chiaramente a tutta una serie di interviste che tu hai raccolto, editato e messo in rete. Allora, che consuntivo possiamo fare del Pride nazionale? Del Gay Pride nazionale di Palermo di quest'anno. Allora, saluto nuovamente tutti gli amici web ascoltatori che ci seguono e che seguono lo Spazio Certi Diritti con frequenza. Beh, di certo è stato molto positivo per Liberi TV che ha avuto la possibilità di parteciparvi. Devo dire che le telecamere di Liberi TV hanno cercato, per quel che diciamo sono i nostri mezzi, di documentare il più possibile le reazioni delle persone che alle volte ai lati delle strade con partecipazione hanno attirato, diciamo, l'attenzione delle nostre telecamere e la mia attenzione nello specifico. Devo dire la verità, ho visto sui volti di queste persone, madri, padri, bambini, oltre che il divertimento, anche una sorta di accondiscendenza di questa manifestazione colorata, che poi non è altro che l'orgoglio gay delle persone lesbiche, transgender, bisessuali e omosessuali. Diciamo io vorrei fare una piccola precisazione. Per chi non lo sapesse, la parata del 22 giugno scorso, che poi è stato il Pride nazionale, non è altro che ripetersi ogni anno di una manifestazione dell'orgoglio omosessuale per rivendicare i diritti di uguaglianza dinanzi alla legge. Questo è emerso sia dalle interviste che ho svolto proprio sabato scorso, ma anche dalle dichiarazioni di militanti del panorama LGBT, come ad esempio la transgender Monica Romano, che da anni si batte per i diritti delle persone transgender. Abbiamo avuto poi la possibilità di intervistare anche il sindaco Leo Luca Orlando. Quella è stata un'intervista molto interessante, in quanto alla domanda se la città di Palermo avesse fatto qualcosa per la comunità LGBT, abbiamo avuto come risposta che giusto qualche giorno prima, se non addirittura il giorno prima, era stato approvato il registro delle unioni civili anche a Palermo. Ecco, di certo sta cambiando qualcosa, ce ne siamo accorti a livello italiano. Tu poco fa hai richiamato il panorama internazionale con le ultime news dagli Stati Uniti. E ce ne stiamo accorgendo perché anche non soltanto le persone che da anni sono vicine alle persone omosessuali, ma anche la politica sta probabilmente svegliandosi da quel torpore a cui era relegata. Quindi sì, posso dire che il giudizio, almeno come operatore di Liberi TV, che è sceso a Palermo per documentare questa bellissima manifestazione, non soltanto colorata, quanto una manifestazione di diritti
di uguaglianza, chiamandoci noi stessi liberi.tv, liberi spazi di parola, è stato sicuramente un risultato notevole, perché sono usciti fuori 28 minuti di interviste molto molto fitte e sottili, almeno sul piano dei contenuti. Io vorrei anche non rubarti lo spazio per le domande, ma vorrei dire che l'ultima intervista che chiude il filmato è quella di Don Franco Barbero, che ha voluto precisare. Io gli ho domandato come quale fosse la posizione della Chiesa, anche se bene o male è nota la posizione della Chiesa riguardo all'omosessualità. Lui ha detto: boh, la Chiesa è una cosa, il Vangelo e Gesù sono un'altra cosa ancora. E poi ci ha dato la sua risposta, che invito ad ascoltare, a vedere sulle frequenze di liberi.tv, www.liberi.tv, e guardare appunto il video intervista, la video intervista che ho realizzato per Liberi TV. Quindi le interviste sono già presenti sul sito, e volevo farti una domanda. A livello partecipazione, il Pride di Palermo è stato partecipato, c'erano molti carri rispetto anche agli altri Pride, cioè, in sostanza com'è andata la manifestazione? Allora, i dati della questura hanno dichiarato tra le 135.000 e 140.000 persone partecipanti. A dir la verità, oltre alla grossa partecipazione proprio delle persone di Palermo, ho visto la presenza di persone da tutta Italia, essendo poi il Pride nazionale, anche dall'estero. Addirittura ho intervistato una coppia di due uomini con il loro figlio, che venivano da uno stato estero, dove lì erano sposati, e appunto il diritto di essere genitori, il diritto di essere una coppia lì era riconosciuto, ed erano comunque venuti qui in Italia per testimoniare al Pride di Palermo la loro esperienza come coppia. Ma c'erano tantissime coppie unite civilmente all'estero che hanno sfilato insomma al Pride nazionale di Palermo. C'erano le persone della GEDO, delle famiglie Arcobaleno, c'era Polizia Aperta, l'Arcigay, c'erano tantissime associazioni che sono sempre di più, bisogna dire, la comunità LGBT è sempre più cresciuta negli ultimi anni, si sono aggiunte nuove sigle che tutelano sempre di più le varie branche della comunità LGBT, e devo dire che la partecipazione è stata molto molto ampia. Anche personaggi più o meno noti della politica si sono avvicinati, hanno sfilato al Pride. Abbiamo visto Maria Grazia Cucinotta, abbiamo visto Nichi Vendola, abbiamo visto anche l'onorevole Vladimir Luxudia, che adesso forse non è più onorevole, però comunque si fregia ancora del titolo. Ci sono stati anche politici probabilmente meno noti presenti, che si sono mescolati nella folla, almeno questo a detta di alcune persone che me lo hanno riferito, ma più che i politici, penso che alla comunità LGBT e anche ai mezzi di informazione interessa la partecipazione delle persone comuni, che attraverso le interviste sono risultate gradevolmente e piacevolmente accoglienti nei confronti della comunità LGBT. Ho intervistato mamme, ho intervistato famiglie con i bambini, famiglie eterosessuali con i bambini, che dicevano: io spero che quando mio figlio crescerà potrà vedere un'Italia unita, un'Italia dove i diritti sono di tutti e non soltanto di pochi, ed è bello sentire dire queste parole dalle persone che magari non che non te lo aspetti, ma che pensi ti possono un po' dare quel senso di vergogna, perché poi alla fine è questo la sensazione. L'orgoglio gay, o comunque la parata del Pride nazionale, è un po' quell'unico giorno all'anno che hanno le persone omosessuali per essere se stessi, lasciando a casa insomma quella maschera che molte volte sono costretti a portare proprio per nascondersi da una società che spesso e volentieri li vede nascosti, li vede ai margini della propria società, ecco. Quindi possiamo concludere che la sfida, perché tale era la sfida, diciamo, di Palermo, anche il rischio di fare un flop in una città del sud, è stato scongiurato, anzi la manifestazione
è riuscita, per cui la Sicilia dimostra di essere una regione di grande apertura, di grande civiltà, di grande accoglienza in buona sostanza. La sfida del Pride nazionale al sud dell'Italia possiamo concludere che è andata molto bene, così come nell'anno 2000, nell'anno del famoso giubileo, andò benissimo il World Gay Pride, che vide la presenza di 1 milione di persone. E sulle presenze io penso che si possa concludere che ci fossero non meno di 180.000 persone, anche perché le questure di solito hanno le braccine corte con la conta dei numeri, viceversa poi c'è sempre qualcuno che si allarga molto, però fra le 150 e le 200.000 persone sicuramente c'erano, di persone ce n'erano sicuramente. Bene, vorrei farti una domanda un po' sulla notizia del giorno, che è una notizia che domani sicuramente comparirà su tutte le prime pagine, non soltanto della stampa italiana, ma della stampa, oserei dire, mondiale. Oggi c'è stato un importantissimo pronunciamento da parte della Corte Costituzionale americana, la famosa Corte Suprema americana. Ce ne vuoi parlare? È notizia come... circa 4 ore fa. Sì, poche ore fa, una notizia di poche ore fa, dove tutti i telegiornali o comunque le principali testate hanno riportato che appunto la Corte Suprema ha bocciato il Defense Marriage Act, il cosiddetto DOMA, che era la legge federale americana secondo cui il matrimonio è soltanto fra uomo e donna. Invece con questa diciamo bocciatura, anzi con questa conferma, la Corte Suprema americana ha dichiarato che il matrimonio non è soltanto fra uomo e donna, e sono state parificate le nozze gay con quelle eterosessuali. C'è stato, si può dire, un boato di gioia fuori dalla Corte Suprema da subito, quando è stata dichiarata insomma questa bocciatura da parte della Corte Suprema. Prima, non so se voi lo sapete, era stato addirittura quasi annullati i precedenti matrimoni che erano stati celebrati negli stati dove invece il matrimonio tra persone dello stesso sesso era legale. Lo stesso Barack Obama ha detto che è uno storico passo verso l'uguaglianza, e addirittura si è voluto complimentare personalmente telefonando agli avvocati che hanno difeso a spada tratta un diritto. Poi, come molti sanno, l'America è stata sempre pioniera dei diritti, è sicuramente un paese pieno di contraddizioni, ma di certo questo passo apre la strada a grossi cambiamenti in tutto il mondo, perché, come sappiamo, l'America, in bene o in male, comunque è foriera di cambiamenti. Come potete immaginare, ci sono state le reazioni anche dei vescovi, il vescovo di New York, Timothy Dolan, che ha detto che invece questo giorno è un giorno tragico ed è un errore della Corte Suprema. Ma io credo che sia molto più importante la risposta che dà la gente, perché poi a cosa servono le chiese o a cosa servono i parlamenti se poi sono parlamenti vuoti, sono chiese vuote. Bisogna ascoltare le persone chiedono a gran voce la parità di diritti, che si chiami matrimonio, che si chiami unione civile, comunque la parità di diritti dinanzi alla legge è avvenuta oggi, si può dire, negli Stati Uniti d'America ad opera della Corte Suprema. Quindi rispetto per i credenti, rispetto, come ha detto Barack Obama, però è anche giusto tutelare le persone dinanzi alla legge, e questo credo che sia un grande passo non soltanto per gli Stati Uniti, ma anche per tutti quei paesi dove purtroppo vige la pena di morte dove ci sono insomma reati di persecuzione nei confronti degli omosessuali. Addirittura non si può non ricordare la Russia, dove un tale presidente Putin nega la libertà di parola alle persone omosessuali e si viene arrestati solo per la libertà di parola. Penso ai tanti giornalisti che cercano di manifestare o di portare avanti
l'informazione e vengono arrestati nei paesi dove vige questo tipo di censura. Quindi le persone omosessuali dovrebbero continuare a lottare anche in quei paesi dove purtroppo non esistono leggi che li tutelano, perché questa è la vera uguaglianza dinanzi alla legge, essere tutti uguali nel bene e nel male, diritti e doveri per tutti, ed è giusto che si continui su questa strada. Mi auguro che anche in Italia ci possa essere un'ulteriore apertura, come sta accadendo, io credo, a destra e a sinistra, perché in fondo i diritti non hanno orientamento politico, i diritti sono diritti di tutti, sia a destra che a sinistra, e io credo che i diritti non abbiano nemmeno religione, perché ci sono, come è stata la prova al Pride da Don Franco Barbero, ma anche da persone come padre Alberto Maggi e il nostro compianto, scomparso da poco, Don Andrea Gallo, che ha manifestato sempre, 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 e ci sono libri, ci sono video, potete vederli su internet, su YouTube, di solidarietà nei confronti degli emarginati, delle persone escluse. Qui ci possiamo mettere gli omosessuali, le prostitute, le persone disabili, ce ne sono di tutti i tipi. Scusa Marco, io prima di concludere il mio intervento voglio ricordare che alla sfilata del Pride nazionale era presente anche, non con il carro perché non è stato possibile realizzarlo, ma con un lungo striscione l'Associazione Radicale Certi Diritti, insieme a Pia Covre, che è la responsabile del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, e avevamo poi invece Yuri Guayana, segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che sono presenti nell'intervista da me realizzata per Liberi TV, e che hanno detto cose molto importanti, perché, diciamolo, l'Associazione Radicale Certi Diritti si batte da anni per l'affermazione dei diritti civili, del matrimonio ugualitario civile dinanzi alla legge. Quindi io credo che l'Associazione Radicale Certi Diritti abbia esultato oggi quando ha sentito che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato e quindi di fatto ha detto che il matrimonio è identico sia tra una persona, tra due persone di sesso opposto, che di persone dello stesso sesso. Bene, abbiamo a disposizione ancora 10 minuti e quindi abbiamo ancora da dire diverse cose. Io volevo fare un'osservazione, cioè l'America, come dicevi tu, no? Il paese delle mille contraddizioni, l'America è anche il paese dove che fa, diciamo, dalla propria bandiera il diritto ad esprimersi, la massima libertà di espressione e di stampa garantita chiaramente in Costituzione. Oggi, diciamo, l'uscita dei vescovi ha un po' offuscato tutta questa esultanza, perché quando parlano i vescovi parla, diciamo, un'autorità tra virgolette morale, definendo questa giornata, insomma, una giornata tragica per gli Stati Uniti, per cui questa qui è una dichiarazione che dal mio personale punto di vista è una dichiarazione razzista e omofoba. Quindi se libertà di parola esiste negli Stati Uniti così come in Italia, se i vescovi possono definire questa giornata, che è una giornata che sicuramente è paragonabile come quella per l'abolizione della schiavitù oppure per l'abolizione dell'apartheid, perché sono diritti che milioni di persone conquistano, se questa organizzazione religiosa può permettersi di definire questo allargamento dei diritti una giornata tragica, allora noi possiamo definire questa organizzazione razzista e omofoba. Fermo restante la libertà di pensiero, la libertà di espressione, sulla quale però sarebbe anche opportuno fare un approfondimento, perché poi dopo io non so fino a che punto le persone che discriminano le altre persone abbiano poi dopo il diritto pieno di poter esprimere queste espressioni. Qui andrebbe fatto, diciamo, secondo me un serio approfondimento e una seria riflessione, perché l'argomento è molto delicato e ci sono appunto anche conflitti fra diritti. Quindi che cosa è più importante, il diritto di espressione oppure il diritto a non essere discriminati? E allora fino a che punto il diritto di espressione si può spingere
quando accadono cose sostanzialmente antipatiche, come sono accadute oggi, perché poi dopo i diritti delle persone omosessuali che stanno in coppia, che vivono una vita insieme, che quindi reclamano diritti basilari come la reversibilità della pensione, il diritto ad accedere all'istituto dell'eredità quando il proprio partner muore, l'assistenza ospedaliera, ad esempio, che oggi è riconosciuta in Italia, adesso non sappiamo negli Stati Uniti, però dai servizi giornalistici pare che anche lì ci siano dei problemi in tal senso negli Stati Uniti. Quindi questo è sicuramente un argomento interessante sul quale la tua trasmissione, sono certo che nel prossimo ciclo a partire da settembre ritornerà. Io allora voglio farti un'ultima domanda, abbiamo a disposizione 8 minuti pieni, per cui un tempo congruo per parlare proprio di spazio certi diritti, perché oggi intervistiamo insomma il conduttore storico di questa di questo spazio su liberi.tv. Di conseguenza, questo anno di Spazio Certi Diritti, come è andato? Chi è stato intervistato come personaggio di punta? Che cosa ha lasciato sul canale YouTube? Che tracce sono state lasciate e che contributo anche all'Associazione Radicale Certi Diritti ha dato questa trasmissione? Beh, innanzitutto a questo anno ancora non è terminato, quindi diciamo che l'anno terminerà proprio a dicembre, quindi no, non è ancora terminato, quindi questa è la pausa estiva, diciamo che come Libri TV ci prendiamo una pausa estiva, anche noi andiamo in vacanza, però diciamo la verità, non finiamo di interrompere le nostre registrazioni, perché tutti noi che si lavora a Libri TV si continuerà a registrare durante l'estate, ma le dirette sono temporaneamente sospese. Io non voglio dire che c'è stata una persona in particolare o più di una persona in particolare che hanno lasciato il segno quest'anno, perché sono state tutte importanti e fondamentali. Dall'ultima intervista realizzata a Fabrizio Paoletti dell'Associazione Polis Aperta, a Padre Alberto Maggi, che dicevamo prima, un prete ed è vicinissimo alle persone omosessuali, le persone lesbiche, transgender, addirittura le videomelie, è al passo con i tempi rispetto a molti altri preti che magari stanno chiusi nelle chiese. Ma abbiamo avuto anche tanti altri personaggi che si sono succeduti in questo lasso di tempo, ma veramente tanti. Io più che altro penso che ognuno ha dato il proprio contributo a suo modo, e insieme tutte queste interviste costituiscono quello che è l'obiettivo di Libri.tv, che è dare libertà di parola a tutti quelli che normalmente sui mezzi di comunicazione non l'avrebbero. Io ci tengo soprattutto a dare spazio alla comunità LGBT e non solo, perché lo voglio sottolineare, la comunità LGBT non deve ghettizzarsi, ma al contrario deve parlare di tutti gli argomenti ed essere presente ovunque, perché la comunità LGBT non è soltanto i diritti delle persone omosessuali, ma è soprattutto i diritti di tutti. Infatti l'Associazione Radicale Certi Diritti, che tu hai ricordato, non si rivolge solo esclusivamente ai diritti delle persone omosessuali, ma si rivolge ai diritti delle persone disabili, anche alla sessualità delle persone disabili. Infatti questa tematica è stata affrontata in Spazio Certi Diritti, ma si rivolge alla libertà anche di scegliere se utilizzare i servizi di una sex worker senza dover per forza sentirsi discriminato, comunque di violare la legge, perché comunque che se ne dica, il lavoro della prostituzione è sempre esistito e dovrebbe essere regolamentato, non tanto perché, come dicevano i leghisti, con le tasse che pagherebbero le prostitute si può sanare il debito pubblico, quanto perché è giusto che un lavoro come quello della prostituzione venga regolamentato, anche perché comunque c'è lo sfruttamento dietro alcuni
di questi lavori come la tratta delle bianche, lo dice sempre Pia Kovre, ma parliamo anche di legalizzazione, c'è la trasmissione di Claudia Sterzi dove è ampiamente dibattuto il discorso della legalizzazione, ma parliamo anche dell'utilizzo della marijuana a scopo terapeutico, ci sono tanti compagni dei radicali che si battono da anni per questo, quindi Spazio Certi Diritti è sicuramente uno spazio dedicato alla comunità LGBT e non solo, lo ribadisco. Un'intervista in particolare non posso dire che mi sia piaciuta più delle altre, perché ognuno ha una perla che fa parte di una collana e tutte mi hanno lasciato qualcosa e credo che abbiano lasciato qualcosa ai web ascoltatori che le hanno viste. Di certo voglio realizzare altre interviste, infatti ho in programma nuove interviste anche più addentrate, diciamo, nella tematica dei diritti, perché a quello che mi interessa è anche la questione della limitazione della libertà personale, della libertà altrui, e vi posso assicurare che per settembre ne vedrete delle belle, perché ho in serbo delle interviste che non riguardano per forza la comunità LGBT, ma al contrario riguardano la limitazione personale di alcuni soggetti che poi comunque dinanzi alla legge sono discriminati. Quindi le discriminazioni sono all'ordine del giorno. Noi di Liberi TV e nello specifico di Spazio Certi Diritti siamo con gli occhi aperti e siamo qui per documentarle, per dare spazio di parola a tutti. Tutti quelli che poi tra l'altro vogliono parlare sono liberi di essere invitati in trasmissione nella mia, ma anche in quella degli altri diciamo responsabili, come Gianni Colacione, come Claudia Sterzi, Giancarlo Calciolari. Siamo tutti disponibili al confronto e al dibattito, perché è questo, diciamo, il senso di Liberi TV. E poi se volete scriverci, sapete benissimo che potete farlo attraverso il sito internet che è www.liberi.tv. Potete anche sostenerci, questo io lo vorrei ricordare, in quanto sono anche il presidente di Liberi TV, nonché tesoriere, e per darci la possibilità di esistere, anche se poi alla fine il nostro diciamo scopo è volontaristico, quindi non continueremo anche se non ci fossero probabilmente contributi, però il contributo servirà magari, non so, agli spostamenti da una regione all'altra, servirà alla strumentazione, perché cerchiamo di essere sempre al passo con i tempi per le dirette streaming. Ad esempio io voglio dire che questa puntata va in onda venerdì in differita, basta semplicemente possedere una webcam per poter fare le dirette, e non bisogna per forza essere dei grandi, diciamo, geni del computer per poterlo fare. Quindi volete collaborare? www.liberi.tv. Volete darci un contributo? www.liberi.tv. Io ringrazio anche la regia di Donato Volpicella, che io credo sia veramente incomparabile, perché ci permette di gestire non soltanto le regie ma il sito internet e la pagina YouTube. Quindi un ringraziamento per lo svolgimento di Spazio Certi Diritti va anche a Donato Volpicella, che ci dà la possibilità di gestire e di fruire dei contenuti della web. Bene, bene, molto bene Riccardo, il tempo è praticamente scaduto, e io in ultimo voglio ricordare che proprio da domani cominceremo, noi di Liberi.tv speriamo, una felicissima collaborazione con la più grande organizzazione sindacale italiana. Lo faremo a livello comprensoriale, a livello provinciale, parlo del sindacato CGIL, e da domani cominceremo questa collaborazione con loro, perché andremo ad un loro evento annuale, registreremo tutti gli eventi che loro propongono per la festa del lavoro, che si chiama Il Lavoro in Testa e che si svolgerà a Catanzaro fra domani, dopodomani e dopodomani l'altro, e sono tre giornate di convegni, incontri, faremo delle dirette streaming, e questo qui come sperimentazione per arrivare ad un accordo con loro, perché ci sono tantissime organizzazioni in Italia che fanno cose assolutamente splendide, però poi dopo disperdono questo patrimonio culturale, lo disperdono, insomma, non dico nell'etere, ma lo disperdono proprio nell'aria, perché si dimenticano di lasciare traccia attraverso una registrazione, almeno una registrazione audio,
o ancora meglio una registrazione video. Come dicevi tu, è molto semplice poter fare liberi.tv, perché basta una telecamera, ce ne sono veramente a prezzi contenuti degli apparecchi veramente splendidi, anche dal profilo della qualità, e col quale è veramente un peccato disperdere questo patrimonio culturale che svanisce una volta che non viene ripreso. E quindi, che appuntamento diamo ai web ascoltatori di Spazio Certi Diritti? E salutando anch'io Donato Volpicelli, ringraziandolo da Bari che ci ha permesso attraverso la sua regia di andare in onda, lascio a te la chiusura della trasmissione, Riccardo, poiché tu sei il titolare, e io nel frattempo saluto anche i nostri web ascoltatori. A te la chiusura, Riccardo, così puoi dare un appuntamento ai web ascoltatori. Grazie a te, Marco, che mi hai dato la possibilità di poter fare questa puntata. Che appuntamento do? Do l'appuntamento che a settembre avranno sicuramente delle novità di Spazio Certi Diritti. Il format dovrebbe rimanere invariato. Di certo è che le novità ci sono e ci saranno. Io sono sempre qui. Durante l'estate magari posso anche registrare per chi volesse anche delle puntate, magari se ha qualcosa da dire, le manderemo tranquillamente in onda sul nostro canale YouTube di Liberi TV. Cosa dire, grazie ancora per gli ascolti, perché comunque ci gratificano, e nulla, vediamoci a settembre, perché ci saranno delle novità e non vi voglio svelare oltre, perché altrimenti vi levo la sorpresa. Ottimo, buona serata a tutti, arrivederci alla prossima puntata di Spazio Certi Diritti con Riccardo Cristiano. Arrivederci. Ciao e buona estate e buone vacanze.